tutte le nostre attività sono fatte in casa. Non dipendiamo da aziende esterne e dunque siamo autonomi. Questa autonomia ci dà la possibilità di decidere in fretta e di poter correre con i nostri mezzi. Siamo riusciti a costruire un'azienda orientata alla ricerca e allo sviluppo. I nostri responsabili operativi sono anche responsabili di alcuni programmi di ricerca. Per questo, in Blu, abbiamo tutti due o tre incarichi. La Blu è un'azienda di ingegneria. È nata nel 93 con quattro soci dopo l'ennesima crisi dell'auto. Questa azienda privata, fatta di quattro soci tecnici, ingegneri, noti nel settore, ha avuto il suo successo dal 93 ad oggi. Siamo più di 250 persone. Ci troviamo a Torino come sede madre, diciamo, Pistoia, Napoli, Saint-Étienne, Parigi in Francia, Turchia, Giordania e Iran, e abbiamo una joint venture in India. Noi abbiamo, diciamo, tre filoni fondamentali, ma che non rappresentano il 100% del fatturato aziendale. Automotive, quindi auto, aerospace, quindi aeronautica e spazio, e railway, quindi ferroviario, ma poi abbiamo un settore che è la ricerca, dove rappresenta più o meno il 10-15% del fatturato aziendale. La Blu, da quando è nata ad oggi, ha sempre partecipato a tutti i progetti di ricerca nel settore trasporto, sia essi finanziati dalla Comunità Europea che dalla Regione che dal Ministero di Ricerca Scientifica Italiano. Grazie a questi progetti di ricerca abbiamo sempre accresciuto sempre di più il bagaglio di tutti i collaboratori, tutti i colleghi che sono all'interno dell'azienda. Qual è il sistema che abbiamo cercato di fare negli anni? Noi abbiamo dei centri di competenza che può rappresentare il 35-40% del personale dentro l'azienda, cioè sono suddivisi per settore e questi settori, ognuno di loro fa solo quel lavoro lì. Poi c'è un gruppo di persone che può essere rappresentato dal 40 al 50% dove è mobile, cioè dove ha una competenza trasversale. Quindi abbiamo un gruppo di colleghi che sono trasversali a tutte le attività, dove c'è la massa di lavoro vengono spostati, e questo ha fatto sì che la nostra azienda sia molto flessibile e in più abbiamo dei centri di competenza molto elevati a livello italiano e mondiale. Oggi lavoriamo in Medio Oriente, lavoriamo in Asia, lavoriamo in Africa, lavoriamo in Europa, e questo fa sì che dal 2008 ad oggi, dove c'è stata una crisi mondiale, siamo stati una delle poche aziende che hanno assunto in Piemonte, che ha accresciuto il suo potenziale, il suo numero di clienti e il numero anche di dipendenti che sono all'interno della società. L'azienda di ingegneria ha un grosso vantaggio di non avere una grossa fabbrica da poter spostare i pezzi, perché sposta le idee. E grazie a questo primo punto abbiamo deciso, assieme a dei nostri partner italiani in produzione, di dire: anziché esportare componenti dove la Cina li può fare a minor costo, io esporto la tecnologia, progetto un prodotto che costa meno, che possa essere facilmente producibile in parte nei paesi d'origine. Quindi i paesi d'origine, sono essi medio orientali, africani o asiatici, hanno un tornaconto dei posti di lavoro di manodopera, ma la tecnologia viene venduta a quella italiana. Neanche 8 mesi fa è stato consegnato il primo tram a Bursa, nella città di Bursa in Turchia, e sempre progettato dalla nostra azienda. E abbiamo partecipato in un progetto di aereo senza pilota come cluster, quindi con un gruppo di aziende piemontesi che ha fatto il primo aereo senza pilota in Europa per usi civili, quindi per la protezione civile. Cioè questo aereo lo mandi dove c'è un incendio, dove c'è un traffico, dove c'è un incidente stradale, e controlla cosa è avvenuto e mandano i mezzi necessari a risolvere questo problema. Questo per me si chiama innovazione, questo per me vuol dire guardare il mondo con un occhio diverso per far sì che sia a servizio di tutti.